Questo video purtroppo non dura più di 5 minuti perché il telefono è settato per quel periodo lì. Allora, questa è una modifica di una pellet che avevo già mostrato. Nell'accendere così ho notato una cosa, già all'epoca l'avevo fatta presente. Lì ci sono le alette, quelle che si vedono, quelle striscine lì. Invece un po' più in qua ci sono delle alette che io ho fatto, lì forse si rientrerebbe una saldatura, eccola lì, si vede una saldatura. Perché sono delle bare da 5 mm saldate che assumerebbero, cioè assorbirebbero il calore e verrebbero, diciamo, ad accumularlo e, diciamo, a spanderlo fuori, che uscirebbe di qua, tant'è vero che qua c'è un caldo veramente fuori di testa. Io questa modifica l'ho fatta con un semplice motore che costa 19 euro in internet, fatto a chiocciolina, girando, non fa altro che, diciamo, espandere l'aria qua sotto. Però l'aria inizialmente andava verso l'alto. Che cosa ho fatto? Questa qui è una barra, diciamo, un pezzo di quell'alluminio che si usa come per nascondere qualcosa, quelle reti, tanti lo usano come filtro, così che la stavo buttando via, poi ho detto, ma è lunga abbastanza, e l'ho insiliconata, come si vede, anche perché questo motore va quando dice lui, tant'è vero che gli ho fatto questo tipo di raffreddamento qui sopra. Me l'ha regalato un amico, lo buttava via, dico fammi vedere. Mi è venuta questa brillante idea, non è bello esteticamente, ma non è fisso, perché è solamente attaccato per mezzo di queste elettrocalamite che si vedono lì sotto, che sono veramente molto forti. C'è un sito nella parte del Veneto che le vende, costano una stupidata, ci sono anche quadrate, tirano anche 3,3 kg. Dopodiché ho messo anche questo piccolo motore che tira l'aria verso l'alto, perché in effetti qui c'è un calore non indifferente, bisogna stare molto attenti a non toccare il vetro o queste parti metalliche. Poi pensavo, ma perché non arrivano a capire questi ingegneri progettisti che qui basterebbe nello sportello metterci anche tipo una bella griglia anche cromata, così di metallo, anche di acciaio, tipo quella lì sotto, che possa poi dissipare il calore, con casomai un sistema più internato, esteticamente anche migliore, là sotto, dove c'è quel motorino, che anche quello è attaccato con queste elettrocalamite che si vedono benissimo, che sono stupidata, questo manda sul calore, qui si incrocia, si convoglia, qui arriva un'aria veramente eccezionale. Dico, perché non fare anche lì una cosa con un motorino che dalla parte interna, diciamo, convoglierebbe l'aria che va a sbatterci la fiamma nello sportello e si recupererebbe del calore. Come ho per esempio fatto, adesso qui si è rovinato dalla vernicatura, questo tubo gli ho attaccato queste strisce di alluminio con della, adesso c'è anche qualche ragnatela, sto guardando, con dell'alluminio, con del silicone, per dissipare il calore attraverso un altro motorino sotto che spinge verso l'alto. Cioè, tutti accorgimenti stupidi, non saranno belli esteticamente, come qualcuno ha avuto la critica di fare, ma a me sinceramente non me ne frega niente. Io quello che guardo è la funzionalità. Questa è una stufa che è stata presa per risparmiare dei soldi, non è stata presa per bellezza, perché sennò a questo punto perdevo quella tutta inghirogarata, come dicono qui, con tutti i disegni, stronzate varie, che alla fine ti costa 3.000 euro e poi non ha alcun senso. Perciò qualche esperto si è permesso di giudicare mettendo davanti l'estetica, ma a me veramente, ripeto, l'estetica proprio non me ne frega niente. La consiglio perché questa ventolina si trova a niente meno che quei soldi a 19 euro, che ne sto aspettando una nuova che dovrebbe arrivare fino qua, perciò avrebbe anche più potenza e consuma una scemenza perché è un motore a induzione, eccetera. Io, cosa dire, è una modifica stupida, basta mettere dietro una ciabatta dove attaccate la spina elettrica per la pellet, mettete questa ciabatta, convogliate una spina con un interruttorino. Un interruttorino e di conseguenza potete fare, diciamo, il collegamento esterno senza tanti problemi. Ok, mi devo quasi fermare perché sto notando il timer che siamo quasi a 5 minuti. Niente, chi la volesse fare è una scemenza che costa poco, perciò ve la consiglio. Poi non ascoltate i consigli dell'estetica, poi l'estetica, poi evidentemente chi ha l'estetica guarda al soldo, perciò non avrei neanche messo la pellet, diciamo, in uso, perché probabilmente hanno dei soldi, allora non ne vale la pena. Ok, buona serata a tutti, siamo al 2 di gennaio 2015. Ciao.